iniziamo, via con la sigla. Buongiorno, ciao Mosca. Ok, benvenuti in questo nuovo talk about. Vi dico, spero che l'audio sia buono perché non ho mai fatto video del genere, quindi comunque all'aperto, ma è un'idea che mi è venuta di fare dei talk about in luoghi aperti, comunque in questi posti dove non c'è nessuno, ma che sono comunque all'aria aperta, e piuttosto che farli sempre in camera mia, perché le inquadrature alla fine sono quelle e dopo un po' diventa noioso. Mentre all'aperto riesco a creare comunque inquadrature un pochino più carine, un pochino più belline, e spero vi piaccia. Come avete letto dal titolo, il talk about di oggi tratterà cosa è cambiato nel volare. Per chi non lo sapesse, io è da quando ho tipo un anno circa, forse anche meno, che prendo aerei. Ho sempre viaggiato molto e quindi diciamo che sono abbastanza avvezzo ad andare in aeroporto, prendere l'aereo di qua e di là. Come state vedendo, perché ora che sto registrando stanno uscendo i video della Sicilia, di quelli che ho registrato a Messina quest'estate, e sono andato giù in aereo. Ecco, volevo raccontarvi un po' cosa è cambiato nel viaggiare in aereo da prima rispetto ad ora con col Covid, e quindi comunque cosa è stato cambiato, così che anche per magari gente che non è ancora abituata a viaggiare in aereo potrebbe magari essere utile e d'aiuto. Non lo so, vediamo un po' se vi può interessare. Fatemelo sapere ovviamente qua sotto nei commenti e lasciando un bel like se vi è piaciuto il video. Allora, iniziamo. Mi sono fatto un elenco, quindi portate solo il telefono in mano, ma sono un sacco di punti e quindi preferisco trattarli così. Partiamo subito dalle entrate in aeroporto. Voi arrivate in aeroporto ed entrate. I familiari, quindi tutti coloro che non hanno il biglietto per partire, non possono entrare proprio all'interno dell'aeroporto. Vi possono scaricare con la macchina, ma poi dopo entrate soltanto se avete i biglietti. E già dalla prima porta c'è un tizio che controlla che avete il biglietto e che avete la vostra carta d'identità, insomma che avete tutti i documenti. Entrando nelle porte, quelle automatiche, quelle che si chiudono, troverete sopra di voi un termoscanner. Non lo riconoscete perché ha forma di panda, letteralmente. Adesso non ho fatto una foto perché purtroppo in aeroporto non potevo filmare e quindi ho evitato. Però è veramente forma di panda, cioè è una sfera, fate conto, con gli occhietti neri che sono le telecamere, i termoscanner, e proprio c'è le orecchiette messe sopra a forma di panda, è veramente puccioso. Certo, Barba Scura X lo direbbe, lo tirerebbe giù con una mazzuola, però è molto bello. Quindi entrate, ci sono i termoscanner, e sotto il termoscanner c'è un addetto con un computer che controlla che la vostra temperatura è a posto. Se sotto ai limiti, quindi comunque sono intorno ai 36, massimo 37, ecco, insomma che non siate febbricitanti o comunque alterati in base alla temperatura, vi fa entrare, non vi dice nulla, potete passare. E lì troverete un tavolo, subito entrati, con i vari certificati moduli che richiede il paese nel quale state andando. Ad esempio, io andavo in Italia, quindi dall'Italia all'Italia non erano iscritti i moduli. Se però andate all'estero, magari sono richiesti dei moduli da compilare, chiedeteli a quel tavolo lì. Si chiama tavolo informazioni e comunque c'è una signorina con tutti i fogli, ecco. Allora, il secondo punto che trattiamo è la mascherina. Mi rendo conto che per tanti di voi può essere un problema. La mascherina vi dà fastidio e tutto il resto. Ecco, sappiate che quando si viaggia in aereo bisogna tenerla sempre. Da quando mettete piede all'interno dell'aeroporto, a quando prendete l'aereo, a quando uscite dall'aeroporto. Quando mettete il piede fuori dall'altro aeroporto, se si può la togliete, solo se si può. Ovviamente questo è fatto per la vostra sicurezza e per quella degli altri, quindi non ve ne lamentate, cioè è inutile anche provare soltanto a lamentarsi, è poco sensato per quello che mi riguarda. E anche se mi rendo conto che per viaggi molto molto lunghi può essere noioso e stressante. Quello che vi consiglio io è di mettere mascherine comunque comode, provatene un po', io tipo le mie che ho preso in Giappone, che sono quelle che ho qua. Adesso è attaccata ai pantaloni quindi non la vedrete mai, però è tipo in spugna filtrante, è molto molto comoda e non dà fastidio, tipo a me quelle in carta mi irritavano il naso e mi dava fastidio. E dicono in alcuni aerei che è possibile anche semplicemente una sciarpa, fate conto. Io ve la sconsiglio, nel senso che se potete usate la mascherina, non fate gli animali, insomma, ecco. Punto 3. La mucchina. La mucchina, o disinfettante per le mani, che si voglia, cioè insomma, quello lì, è presente ovunque, in ogni singolo inizio fila, dove verrete incanalati. C'è il distributore della mucchina. Il mio consiglio è usatela, perché comunque l'aeroporto non può igienizzarsi tutto ogni 10 secondi e quindi c'è un sacco di persone che vengono e quindi ci può essere qualche traccia nociva.
usate la mucchina. C'è sempre, è lì a disposizione, addirittura il distributore automatico, quindi manco dovete toccare il bottone, dovete soltanto metterci sotto la mano, quindi a posto. Ovviamente, quando arrivate al in fila, c'è il distanziamento di un metro tra uno e l'altro. Fate per favore le persone civili e tenetelo. Ho visto molta gente non farlo, se è possibile, quindi se non c'è troppa calca, fatelo. Anche per mettersi in fila, ci sarà un addetto che vi dirà in quale fila mettervi, così da non creare assembramenti eccessivi. E una volta fatti i controlli, che siete entrati, i controlli sono rimasti pressoché identici, ovviamente bisogna tenere sulla mascherina, ma a parte quello non c'è grossa differenza, e arriverete dove ci sono i vari gate, quindi la sala d'attesa vera e propria nel quale si aspetta prima di accedere all'aereo. Lì vedrete che i posti a sedere sono distanziati, quindi sono stati praticamente dimezzati. C'è un sedile nel quale ti puoi sedere e un sedile no. Nel sedile no lo capisci subito perché c'è un telone messo proprio d'attorno che fa un angolo, quindi praticamente è un triangolone, e quindi non c'è modo di sbagliarlo, proprio devi sederti di forza e strappare la carta, fai conto. Quindi ci arrivi che non ti devi sedere. Mentre per quanto riguarda sull'aereo, io ho preso Ryanair e i posti erano tutti collegati, cioè erano uno di fianco all'altro, non c'era distanziamento, perché lì hanno un sistema di aereazione diverso, hanno detto che praticamente l'aria ricircola dall'alto verso il basso e quindi non c'è rischio di contagio. In altri aerei so, in altre compagnie che comunque hanno un sistema di aereazione diverso, so che fanno i posti distanziati. Ok, state per accedere al vostro aereo, ci sono i controlli, ovviamente ci sono le barriere di plastica, di plexiglass, scusate. Ovviamente ci sono le barriere di plexiglass per evitare che voi sputacchiate in faccia all'addetta ai controlli, insomma. Ecco, qui è un pochino più complicata la cosa, perché praticamente dovete far passare il vostro telefono, dovete avere il biglietto sul vostro telefono. A me che hanno chiesto soltanto quello, non volevano il foglio di carta stampato, perché dicevano che era meno igienico. E praticamente devi prenderlo, farlo passare sullo scanner infilando il braccio dentro, quindi tu infili il braccio dentro a un buco praticamente, e poi dopo devi passare la carta d'identità. Lo fai tutto tu, ovviamente devi aspettare che il coso lo riconosca e ogni tanto ha qualche problema con qualche tipo di telefono, però massimo c'è l'addetta lì che ti dà una mano. Però adesso lo devi fare tu, prima lo faceva l'addetta, almeno a Bologna. Ok, ovviamente sia all'interno dell'aeroporto che all'interno dell'aereo i pagamenti sono fatti soltanto con carta di credito, non accettano più contanti da nessuna parte, né aereo né aeroporto. Quindi anche, non so, tipo al bar, così devi pagare sempre con la carta di credito. Quindi vi consiglio di avercene una carica, in genere se viaggiate. Quindi state attenti, ovviamente non è inutile avere contanti perché non li accettano. Ovviamente anche in aereo si sta con la mascherina, c'è proprio un avviso che appena ti siedi, man mano che entri in aereo, anche lì ti fanno entrare a scaglioni, non più tutti insieme, c'è l'hostess o lo steward, penso sia la stessa persona, non lo so, che praticamente ti dice sedetevi in fretta, tenete con voi soltanto lo zaino, i bagagli più grossi tipo il trolley e robe così vanno messi nella cappelliera, ma non la potete più prendere fino a che non atterriamo. Quindi ovviamente prendetevi giù la felpa se non ce l'avete già con voi, se pensate di aver freddo, ok? E appunto ricorda sempre che bisogna sempre tenere la mascherina. Tranne per i bambini piccoli sotto ai 12-13 anni, mi sembra, che lì allora è consentito toglierla soltanto se mangiano. Poi dopo bisogna rimetterselo, ovviamente. Per gli adulti invece non viene fornito il pasto, almeno nelle tratte brevi, e ovviamente non si può togliere la mascherina. Come vi dicevo prima, va messo tutto nelle cappelliere, tutto, la qualsiasi, tranne lo zaino piccolo, quindi quello che avevo io, tipo lo zaino del computer, dove avevo dentro il computer, macchina fotografica, i miei medicinali di pronto uso per l'asma, insomma, e basta. E appunto l'hostess vi ricorda, se volete la felpa, prendetevela giù perché dopo non si aprono più. Questo ovviamente è fatto per evitare che durante il volo la gente si alza, prende le cose, si abbassa e così, e quindi si crea comunque confusione e... insomma, l'aria si muove, si potrebbero creare contagi strani. Ultima cosa molto molto carina che mi ha fatto un sacco ridere, mi sembrava molto di essere tornato a scuola, è che per andare in bagno o per qualsiasi altra necessità bisogna chiamare l'hostess al proprio sedile. Quindi loro dicono: se avete bisogno di andare in bagno, attivate la campanella, prendete, c'è il bottoncino chiama hostess e si accende una spia sopra il vostro sedile, perché non ci siamo andati in aereo, e praticamente
E l'hostess arriva, gli spiegate qual è il vostro problema, cosa avete bisogno. E per andare in bagno praticamente l'hostess guarda che tutti i bagni siano, cioè che sia un bagno libero, e dice ok, ti puoi alzare e puoi andare in bagno. Mi ha fatto molto ridere perché mi sembra quando eravamo all'elementare, tipo così, che facevamo: maestra, devo andare in bagno. E la maestra diceva: chi c'è fuori? Non c'è nessuno, ok, puoi andare in bagno. Era molto simile come cosa, mi ha fatto un sacco ridere. E ovviamente bisogna pazientare, nel senso, è inutile avere scene tipo: ah, ma io ho un'urgenza, non mi interessa di aspettare di cosa, perché intelligenza, siamo in periodo, è necessario, insomma, ragazzi, ok? Ok, ovviamente, quando state in aeroporto, cercate di essere persone civili, quindi non fate gli sgaligi togliendovi la mascherina e robe varie, perché comunque potrebbero sassarvi. Tipo, c'è stato in aeroporto a Bologna, prima della partenza, che c'erano due ragazzi che si sono tolti la mascherina e andavano in giro senza mascherina, dicendo che tanto loro non ne fregava nulla. È arrivata la guardia e li ha presi e li ha accomodati fuori dall'aeroporto, dicendogli che non si poteva stare lì senza mascherina e che loro avevano, tipo, gli aveva detto qualcosa, tipo infranto le regole, robe così. Insomma, li ha buttati fuori. Quindi, onde evitare situazioni simili, non lo fate. Ok, questo video può concludersi qua. Spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti e che l'abbiate trovato soprattutto interessante, perché io faccio questi video di talk about per portarvi argomenti comunque interessanti. Se è così, lasciate un bel like e commentate qua sotto con quello che vi pare, nel senso, se avete già provato a volare con l'aereo, se avete preso altri mezzi di trasporto, avete trovato qualcosa di differente rispetto a quello che vi ho raccontato io, tipo altre misure di sicurezza o meno misure di sicurezza per alcuni mezzi di trasporto, non lo so, come volete. Raccontatemi, che mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Vi ricordo inoltre che mi trovate su Instagram, Facebook, Twitch, Telegram e appunto qua su YouTube, sempre come Dotto Megapixel, tutti i link qua sotto in descrizione. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!